E la storia di Filippo e del ministro di Candace qui evidenzia che chiunque ascolta e recepisce la parola di Dio nella propria vita riceve salvezza, riceve perdono dei peccati e vive una vita diversa da prima che conoscesse il Signore. D'altronde questa verità noi la realizziamo e comprendiamo ben chiaramente nella missione che Gesù stesso volle compiere, tant'è che è scritto nel Vangelo di Luca al capitolo 19 che il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù è venuto per salvare. Il compito che Gesù ha ricevuto è quello di salvare. Egli ha dato la sua vita per ciascuno di noi, ha lasciato la gloria, si è fatto uomo, è venuto tra di noi, si è rivelato a noi e per mezzo della sua opera di redenzione noi abbiamo ottenuto il perdono dei peccati. Non l'abbiamo meritato, ma l'abbiamo ricevuta gratuitamente per la fede in Cristo Gesù. Vorrei prima di tutto considerare questo uomo, come avviene questo miracolo, e seguendo la scrittura vedremo proprio un cambiamento nella vita di questo uomo che dalla religiosità trova la verità e quella verità lo renderà libero. E mi collega alla testimonianza di Sara. È cresciuta in una famiglia dove sapeva dell'esistenza di Dio e anche di Gesù, ma realizza Gesù non sulla base di una conoscenza religiosa, ma realizza Gesù come un'esperienza gloriosa. Lo stesso è avvenuto per questo ministro, un uomo religioso che in una maniera sicuramente sincera si sposta da un luogo ad un altro, ma rimane sempre nella sua stessa condizione. Andava a Gerusalemme e non comprendeva, ritornava da Gerusalemme e non comprendeva. Gesù vuole dare la gioia e vuole dare la certezza della vita eterna a tutti coloro che ascoltano la parola. Ora, alcuni pensano oggi che per essere salvati, ovviamente errando, pensano che bisogna fare chissà quale cosa per essere salvati, ma per essere salvati è sufficiente la fede. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Ci credi? La fede è il veicolo che ci permette di realizzare la gloria di Dio. Quella giornata per lui fu una giornata determinante, dalla religiosità è passata alla verità. Da un'apparenza va a realizzare consistenza di salvezza. Dalle tenebre è passato alla luce, dalla morte è passato alla vita, dalla tristezza e ha raggiunto la gioia, dall'oscurità ha realizzato la luce, dalla solitudine per questo viaggio, nonostante fosse da solo, adesso era in compagnia del Signore, era tutto allegro. Questo miracolo lo fa la grazia di Dio.